per ripartire. L'economia italiana, schiacciata dalla crisi sanitaria, ha bisogno di due spinte, quella dei soldi e quella delle aspettative. Il maxi decreto approvato mercoledì sera, dopo settimane di complicato confronto politico, è sicuramente ricco di finanziamenti a tutto campo, che puntano a spegnere i tanti incendi appiccati dall'emergenza. Ma sulle prospettive per il futuro, indispensabili per progettare davvero il rilancio evocato dal titolo del provvedimento, la prova è ancora tutta da superare. Dalla manovra, che ora attende una non facile prova parlamentare, le imprese ottengono il classico bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Per le più piccole ci sono i contributi a fondo perduto, un assegno da 1.000 a 40.000 euro a seconda dei casi, che attenua un po' il colpo delle perdite subite ad aprile. Per 2 milioni di aziende e professionisti arriva l'addio all'IRAP di giugno. Ma per la ripresa delle aziende sopra i 5 milioni di fatturato, il governo punta soprattutto all'aiuto pubblico attraverso Invitalia o Cassa Depositi e Prestiti, con meccanismi che hanno bisogno di una definizione puntuale per evitare che il sostegno statale pretenda anche di incidere troppo sulle singole scelte aziendali. Anche per lavoratori e famiglie il menù è articolato. Per il lavoro ci sono oltre 25 miliardi, divisi fra rifinanziamento della cassa integrazione, fondo per l'integrazione salariale e replica dei bonus per gli autonomi. E 2 miliardi abbondanti provano a dare una spinta al turismo con il bonus vacanze e gli sconti fiscali agli alberghi. Ma l'orizzonte resta ristretto e lo dimostra il fisco. Il decreto porta con sé un'altra proroga dei versamenti che fa slittare al 16 settembre gli appuntamenti alla cassa. Ma siamo certi che subito dopo l'estate imprese e professionisti abbiano la liquidità necessaria? Senza una ripresa rapida e generalizzata, il rischio che a molti manchino i soldi è quasi una certezza.